Buongiorno, è un piacere. So che siete distrutti dopo questa, come dire, maratona, però spero che vi siate, come dire, entusiasmati su questi temi. In parte Paola ci ha raccontato appunto questa sua visione della scienza aperta e Silvia invece ci ha dato, come dire, la voce della Commissione europea. Come ricordava Silvia Bello, poi è molto importante che in Italia venga tradotto in pratica tutto questo. Però, come tutti sappiamo, in questo momento siamo in stand-by perché non abbiamo il ministro o ministra nuova e quindi dobbiamo prima aspettare il ministro o ministra nuova e poi sperare che appunto l'ANVUR firmi questo accordo sulla valutazione della ricerca. Allora, lo scopo di questa tavola rotonda, in cui lo vedete online, il professor Roberto Caso, che ringrazio per essere con noi, credo lo conosciate tutti. Roberto è professore di diritto privato comparato all'Università di Trento, ma è soprattutto qui nella sua veste di presidente di AISA, quindi dell'Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta. Poi abbiamo Giuseppe Bonanno, che è di casa, quindi non ve lo devo presentare, ma è responsabile dell'unità di coordinamento tecnico, analisi dei dati e sistema di assicurazione della qualità dell'Università di Messina. Abbiamo Paola Galimberti, anche lei non ha bisogno di presentazioni, ma ve lo dico lo stesso, fa parte della direzione Performance Anticorruzione. Assicurazione della qualità, io non riesco a leggere, valutazione e politiche open science all'Università di Milano. Maria Laura Vignocchi, responsabile dell'unità di processo, gestione e sviluppo delle biblioteche Alma DL, quindi Università di Bologna. E poi abbiamo Giovanni De Simone, direttore della Biblioteca Centrale Marconi del CNR e anche coordinatore del Comitato delle Biblioteche del CNR, quindi ci porta la voce degli istituti di ricerca. Allora, siccome siamo un pochino in ritardo, io cercherò di essere molto più. Mi sono preparata questo cartellino con scritto 2 minuti, quindi quando vedete il cartellino fate, come dire, in fretta. Allora, direi di cominciare con Paola, perché Paola, l'Università di Milano negli ultimi anni è veramente il faro nella nebbia, quindi hanno avuto un'esperienza molto, molto positiva, direi, e quindi Paola adesso ce la racconta. Sì, grazie innanzitutto per questo invito. Ci tengo a dire che appunto la direzione a cui appartengo non è una struttura bibliotecaria, ma le persone che lavorano sulle tematiche dell'open science è solo personale bibliotecario. In realtà abbiamo sentito oggi da Paola e anche da Silvia Bottara, abbiamo sentito parlare tanto di queste tematiche, abbiamo sentito parlare di politiche, soprattutto appunto della Commissione europea, e poi però a un certo punto qualcuno queste politiche le deve implementare e quindi da qui partirei. Che cosa è stato importante per la nostra esperienza e per l'esperienza dell'Università degli Studi di Milano? Sicuramente il fatto che queste politiche sono state recepite, ma anche come dire, il fatto che qualcuno, insomma, la governance abbia detto che queste politiche erano importanti per l'Ateneo e che quindi in un modo o nell'altro andavano perseguite, cioè non stavano lì, ho fatto la policy, ho fatto il regolamento e poi sono a posto. No, invece ho fatto la policy, implemento la policy, verifico che cosa è successo, correggo eventuali sbavature, eventuali errori, guardo come posso fare meglio e vado avanti. Quindi sicuramente le politiche e la loro implementazione sono state importanti. Per quanto riguarda l'implementazione, è stato importante trovare una serie di strumenti a supporto di queste policy legate all'open science, principalmente un archivio istituzionale come molte università e enti di ricerca hanno, sicuramente un archivio per i dati della ricerca per poterli gestire come la Commissione europea richiede,
E sicuramente la University Press, su cui poi forse farei un piccolo approfondimento, ma altrettanto importante, perché è vero, sono importanti le politiche, sono importanti gli strumenti, è stata la formazione, perché poi se non abbiamo i ricercatori che ci seguono in queste attività diventa complesso. Quindi formazione a tutti i livelli, a livello dei ricercatori dei dipartimenti, a livello del dottorato di ricerca, e quindi con tutta una serie di corsi sulle competenze trasversali, e a livello anche degli studenti. Abbiamo iniziato quest'anno un bel progetto sull'Open Badge, in cui, dato proprio per competenze relative ai principi base dell'Open Science. Devo dire che è proprio dagli studenti e dall'interazione con gli studenti che sono diciamo emerse gli aspetti più interessanti di questi corsi. Sono stati proprio gli studenti stessi a dirmi che cos'erano i dati FAIR. Loro lo sapevano già in un modo o nell'altro, non perché sapessero che quelli erano i dati FAIR, ma perché sapevano quali erano i loro bisogni e le loro necessità nel momento in cui dovevano andare ad operare sui dati. Quindi ecco, queste sono, diciamo, le direttrici su cui ci siamo mossi. C'è un modello organizzativo per cui abbiamo una sorta di, diciamo, di presidio all'interno di ogni dipartimento, quindi c'è una commissione che, diciamo, imposta le politiche a supporto dell'Open Science. Quando gli organi le approvano, i referenti all'interno dei dipartimenti, che sono tutti appunto delegati dei direttori, comunicano e monitorano i risultati. Dicevo prima, un focus particolare lo farei sulla University Press, perché si parlava, no, di disuguaglianze, di problemi di accesso. La University Press dell'Università di Milano è interamente open access, sia per quanto riguarda le riviste, sia per quanto riguarda i volumi, e diciamo va a intercettare tutta una fascia di di lettori molto molto variegata, per cui abbiamo, che ne so, riviste che si occupano di italiano come lingua seconda, che ovviamente ha scarichi e letture da tutto il resto del mondo, ovviamente, così come riviste di sociologia, riviste di studi culturali, piuttosto che studi danteschi e quant'altro, quindi dedicati sì ad un pubblico di ricercatori, ma per esempio anche ad un pubblico di insegnanti, di studenti e quant'altro, e sono appunto tutte ad accesso aperto con quello strumento JS di cui parlavamo prima. Così come i libri che abbiamo cominciato a pubblicare quest'anno, abbiamo per esempio pubblicato un gioco dell'Oca Dante, tantissimo successo soprattutto nei licei. Abbiamo per esempio pubblicato dei volumetti che sono sempre lavori di ricerca, ma diciamo destinati ad un pubblico specifico. Sono dei volumetti illustrati che dovrebbero accompagnare bambini o ragazzi in visita a parenti che sono in terapia intensiva. Quindi diciamo un insieme di lavori e di strumenti davvero molto 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 vario, e che va a intercettare appunto bisogni diversi. Quanto tempo? 3 minuti. Ah, va bene. E quindi ecco, l'ultimo punto, con quante persone abbiamo fatto questo lavoro, sono 8 le persone che lavorano nelle diverse aree dedicate all'Open Science, quindi l'archivio istituzionale, la University Press, l'archivio dei dati, la formazione. Queste attività
non sono a costo zero mai, non sono a costo zero rispetto alla necessità di impiegare personale, non sono a costo zero rispetto al fatto che appunto questi strumenti hanno un costo e di conseguenza insomma è importante che quando si intraprende una strada di questo tipo si sappia che è necessario come dire, anche sostenerla anche dal punto di vista delle persone e anche dal punto di vista dei finanziamenti. Grazie Paola, perché sei perfettamente nel tempo. Credo anche appunto, io mi permetto di, io non mi sono nemmeno presentata perché in tutta questa fretta di dire dobbiamo cominciare perché eravamo in ritardo, ma mi è venuto in mente perché quando Paola dice abbiamo 8 persone, queste attività non sono a costo zero, ci vuole anche un investimento in risorse umane, io sono Irena Giglia, lavoro all'unità di progetto Open Science dell'Università di Torino e per unità intendo in senso matematico perché... Unità. E mi vedete qua, quindi sono così. E vabbè, questo è. questo è. No, però io rispetto a quello che voglio sottolineare queste due cose. Allora, prima di tutto il monitoraggio. Quindi l'importanza della governance, il fatto di avere il sostegno della governance e l'importanza di fare monitoraggio. Questo è importante non solo a livello locale nelle singole università, ma sarebbe importante anche a livello nazionale. Quindi si diceva prima appunto l'ANVUR e il Ministero, e questo mi porta al secondo punto che voglio sottolineare di Paola. Sapete forse che a giugno dell'anno scorso è stato finalmente pubblicato il Piano Nazionale dell'Open Science, che noi abbiamo scritto, c'era anche Paola nel gruppo di lavoro iniziale, c'era Roberto Caso nel secondo gruppo di lavoro, che era un pochino più ristretto, l'abbiamo scritto nel 2019, è stato pubblicato nel 2022, quando ormai sarebbe stato da riscrivere, perché nel frattempo col Covid era cambiato il mondo, sono state tagliate le parti che noi ritenevamo più, come dire, fondamentali, che erano degli schemini in cui c'era chi fa cosa, obiettivi a corto termine, breve termine, lungo termine, medio termine, è stato tutto tagliato e soprattutto il Ministero ci ha detto pubblicamente che non lo sosterrà finanziariamente. E quindi uno dice, boh, dovremo forse confidare in Babbo Natale, non lo so. Quindi adesso, come dire, speriamo che un nuovo ministro o ministra sia più sensibile su questi temi, ma ormai, avendone passati 5, perché abbiamo cambiato 5 ministri da quando abbiamo scritto il piano iniziale, non ci credo più nemmeno io, non ci credo più molto. Però questo discorso che non si fa a costo zero deve essere chiaro a tutti, quindi questo volevo sottolineare della relazione di Paola. Adesso Maria Laura, Università di Bologna. Sentiamo cosa ci raccontano. Buonasera a tutti, grazie ancora per essere qui con voi, con la comunità di Nilde che conosco ormai da qualche anno. E in questo, cioè, faccio una nota differente, suona una nota diversa in questo cahier de doléances, no? Perché invece l'Open Access, l'Open Science, l'Università di Bologna in questo momento sta attraversando un momento felice. Vedo qualcuno che annuisce, quindi vuol dire che la squadra c'è, è presente, insomma, siamo una squadra che ha avuto appunto un'iniezione di risorse nuove. L'Open Access all'Università di Bologna ha una lunga tradizione, bottom up, perché noi abbiamo repository dall'inizio degli anni 2000 e abbiamo anche noi una piattaforma OJS con oltre 54 riviste, che abbiamo gestito fino adesso con pochissime risorse, eravamo in 4, in pochi mesi siamo raddoppiati, quindi non possiamo veramente lamentarci. Però ecco, il processo bottom up non paga moltissimo, perché noi siamo stati un po' nel limbo per tantissimi anni e le biblioteche lo sanno, perché appunto in questo processo bottom up sono state diciamo il fortino, le vedette prussiane a difesa della trincea, insomma. Come diceva Paola, è molto importante che invece ci sia un'adesione da parte della governance ai principi e che quindi questa adesione si declini in politiche e che queste politiche ufficializzino, istituzionalizzino un impegno che poi deve essere condiviso.
E in questi ultimi anni diciamo che l'Università di Bologna si è attivata in questo senso, portando diciamo a fattor comune, a regime, tutta una serie di sforzi che insomma probabilmente adesso con questa iniezione di risorse dovrebbero avere gambe e braccia per poter poi produrre dei risultati a sistema sostanzialmente. E questa governance, che fra l'altro è nuova, che abbiamo appena cambiato, si pone in continuità con l'azione della governance precedente, questo è straordinario e positivo, e quindi sostanzialmente con una progettualità però molto, molto concreta, appunto con un impegno rafforzato e rinnovato, perché quelle iniziative che erano iniziate con la governance precedente sotto forma di sperimentazioni possano veramente essere messe a terra, si dice così, quindi realizzate, portate a livello appunto di servizi. E come vi dicevo, l'open access e l'open science quindi hanno una lunga tradizione, però l'Università di Bologna ha una policy solo dal 1 gennaio del 2018, una policy per l'open access che comprende anche i dati della ricerca, perché arrivando così lunghi poi abbiamo aperto la policy anche con, comprendendo i dati della ricerca. Policy che poi ha trovato una sua applicazione pratica, quindi un suo risvolto organizzativo in un protocollo REA di servizi che è riuscito a mettere insieme collaborando in un unico processo, perché l'open science non riguarda un'area sola nell'ambito appunto dell'organizzazione dell'Accademia, dell'Università, ma è trasversale, impatta su tutte le aree. Quindi attraverso questo protocollo di servizi abbiamo cominciato a lavorare insieme, servizi centrali delle biblioteche, biblioteche, area della ricerca, area che gestisce il repository istituzionale IRIS, e anche i servizi informatici che sono stati appunto chiamati a contribuire. Quindi siamo riusciti attraverso il protocollo a cominciare una collaborazione che ha dato soprattutto frutti a livello di servizi rivolti verso la comunità scientifica. Uno di questi due servizi riguarda finalmente il controllo, la validazione, quindi la disseminazione delle pubblicazioni di ricerca attraverso il repository istituzionale, che vede coinvolte tutte le biblioteche del sistema bibliotecario e che attualmente ha avuto una, vi dicevo, un'iniezione di risorse. C'è una task force di 7 unità completamente dedicata al controllo e al metadati e delle, diciamo, del full text associato alla registrazione bibliografica, quindi contiamo di dare una grossa spinta appunto alla disseminazione dell'open access green. E un'altra attività insomma di servizio è che fino adesso era stata gestita centralmente dalla mia unità di processo, riguarda invece l'assistenza ai team di ricerca per quanto riguarda la gestione FAIR dei dati e la stesura del documento relativo, cioè del Data Management Plan. Diciamo che questo servizio di supporto che noi abbiamo gestito centralmente dal 2015 ad oggi, seguendo in questi anni quasi un centinaio di progetti di ricerca competitiva, e adesso in questo momento cerchiamo di realizzare un servizio distribuito attraverso quindi l'incarico di affidare l'incarico del supporto ai data steward praticamente. E al momento queste sono figure non ancora strutturate, quindi sono degli assegnisti di ricerca e quindi esperti di dominio su cui abbiamo innestato delle competenze trasversali che riguardano appunto gli aspetti di gestione FAIR dei dati. Al momento gli assegnisti sono 3, dovrebbero essere 5, hanno iniziato la loro attività assistendo direttamente i team, hanno ricevuto formazione e con il nostro affiancamento stanno appunto procedendo in questo tipo di attività. Ho ancora un po' di tempo? 3 minuti. Però insomma diciamo che l'Università di Bologna si è attivata in molti modi. Vi dicevo a livello di policy, intanto
finalmente abbiamo una sorta di commissione o perlomeno di prorettori e delegati rettorali che hanno avuto una delega particolare sull'open science. Sono un gruppo, sono un collettivo praticamente, e questo testimonia un po' il fatto che l'open science sia un tema che taglia trasversalmente l'organizzazione e le funzioni. E quindi abbiamo questi quattro delegati, non a caso c'è il prorettore alla ricerca, la prorettrice alla trasformazione digitale e neoculturale e al public engagement. E nel piano strategico d'Ateneo 2022-2027 l'open science è stata di nuovo ricompresa nell'ambito del principio del public engagement, quindi responsabilità sociale. Abbiamo un obiettivo specifico che è quello dello sviluppo, del sostegno, dello sviluppo dell'open science declinato in una serie di obiettivi, di attività che sono appunto la promozione e la sensibilizzazione della comunità scientifica tutta ai temi dell'open science, ma anche l'impegno a partecipare a network internazionali ed europei come internazionali o nazionali come appunto EOSC o varie associazioni come The Guild e anche appunto nell'ambito delle alliance che vedono l'alma mater coinvolta, la realizzazione di servizi di supporto il più possibile integrati, comodi da fruire per i ricercatori, il supporto all'open access sia green che gold, quindi attraverso la promozione e il supporto della disseminazione attraverso il repository istituzionale, ma anche attraverso appunto il sostegno alle iniziative di tipo Diamond, la verificazione dei dati della ricerca, il potenziamento dell'infrastruttura per la gestione dei dati, cioè dell'archivio istituzionale per i dati della ricerca che l'Università di Bologna aveva però già attivato nel 2015 e quindi che aveva già da un po' di tempo sostanzialmente, e la promozione della citizen science. Quindi Bologna c'è, ci siamo, abbiamo... Direi che ha fatto un grosso scatto in avanti. Un mucchio di... abbiamo un sacco di risorse, vediamo appunto di metterle a frutto e di portare appunto qualche risultato a casa, insomma. No, ottimo, anche qui io sottolineerei... qualche parola chiave che per me era musica per le orecchie, tipo quando ha detto abbiamo un protocollo di servizi interarea, perché ricordiamocelo che le biblioteche possono dare un contributo, ma l'open science è un qualcosa di più globale, quindi non stiamo più parlando solo di pubblicazioni, stiamo parlando anche di dati, stiamo parlando di progetti europei, e quindi appunto questo approccio interarea all'Università di Bologna direi che è un ottimo esempio e ha funzionato bene. E poi l'altro dato che vorrei sottolineare, perché questo era un punto anche all'inizio, insomma, i data steward che loro hanno assunto sono ricercatori, sono PhD, sono o con esperienza equivalente, e non sono bibliotecari, perché appunto ci vuole, come dire, la competenza sui dati di dominio, quindi deve essere un ricercatore che sa come trattare i dati nella sua disciplina, e poi acquisisce tutte quelle competenze trasversali, tutto quello che volete. Quindi direi che hanno fatto delle scelte ottime, e grazie anche, l'altra parola chiave che ha detto Maria Laura, la continuità nella governance, quindi avere una visione di lungo periodo, investire, perché anche loro hanno investito, quindi hanno assunto questi data steward, quindi hanno creato la rete, hanno potenziato questi servizi, quindi tutto questo va un po' nella direzione di quello che diceva Paola. Messina, Giuseppe, cosa ci racconti? Intanto buonasera a tutti e grazie per questo spazio in questo convegno, che ovviamente è un onore parteciparvi. Il mio intervento è finalizzato a valorizzare e a mettere in evidenza la sinergia che c'è tra la struttura che coordino, che si ritrova al rettorato a supporto della governance per poter cercare di governare i dati di ricerca, didattica, terza missione, per anche il piano strategico e redigere le linee strategiche. Anche
ha tra le altre attività anche la gestione del monitoraggio della ricerca, nonché della valutazione della ricerca. Ma la parola chiave che c'è stata in questi anni, visto che Messina dagli anni 2000, 2004 c'è stata la dichiarazione di Messina, e come ricordava Benedetta, nel 2014 abbiamo fatto il decennale, la parola chiave è stata sinergia tra la struttura di ovviamente di supporto alla governance e il sistema bibliotecario d'Ateneo, che dal 2014 in avanti, prima con la precedente amministrazione avevamo un'altra organizzazione, abbiamo iniziato a collaborare, visto che io ero il responsabile dell'archivio istituzionale IRIS, nonché della valutazione della qualità. Abbiamo iniziato a collaborare con il sistema bibliotecario con un obiettivo ben preciso, quello di coniugare i principi della scienza aperta e anche metterli, come dire, a valle della valutazione. Un obiettivo che vi assicuro impossibile, perché la valutazione della qualità della ricerca, che se lo ricorda dal 2011-14, 15-19, a tutti l'AMVUR, nell'ambito dell'area scientifica, soprattutto scientifica tecnologica, aveva come must le famose cravatte, impact factor, indici citazionali, e quindi tutti i docenti, tutto, anche la governance stessa, siccome la VQR praticamente consiste in soldi, poi in risorse nell'FFO, ovviamente tutti dicevano bellissimi i principi della scienza aperta, però se noi non abbiamo pubblicazioni con un certo impact factor, poi l'indicazione, la valutazione bibliometrica nelle aree scientifiche mi esce con classe D, con classe E. Ed effettivamente la VQR 2011-14 aveva una valutazione semiautomatica dell'area scientifico-tecnologica. E noi, analizzando i dati, ovviamente abbiamo visto che effettivamente eravamo anche stati penalizzati da parte della scelta di alcuni prodotti che avevano fatto i nostri docenti. Da lì, dal 2014, ci siamo detti benissimo, dobbiamo fare qualcosa per poter iniziare a invertire questa rotta, e quindi è iniziata questa collaborazione proprio per poter cercare di consolidare nella roadmap 2014-18 una policy che è stata firmata dal nostro Ateneo in extremis a fine 2018, ma perché prima abbiamo dedicato il nostro tempo nell'organizzarci tra le due strutture. Principalmente il nostro obiettivo, ovviamente il sistema bibliotecario ovviamente ha portato avanti la politica Gold Open Access, ovviamente con le riviste, e lì abbiamo un sacco di risultati, e vedrete anche domani anche la Messina University Press, cioè un traguardo praticamente di questa amministrazione, che effettivamente vuole diventare un fiore all'occhiello praticamente per quanto riguarda anche il Gold Open Access. Ma principalmente noi ci siamo resi conto, guardando il panorama di tutte le pubblicazioni dei nostri ricercatori, ovviamente, che quello che potevamo ovviamente realizzare era la Via Verde. La Via Verde, cercando di aprire il più possibile quello che i docenti andavano a depositare praticamente sull'archivio istituzionale. Ed è quello che abbiamo realizzato andando a lavorare insieme con i bibliotecari. Noi siamo strutturati in 12 dipartimenti universitari, quindi per raggiungere tutti ovviamente abbiamo usato il personale bibliotecario praticamente dei vari poli per poter dare supporto anche nel deposito praticamente di queste pubblicazioni su IRIS. Ed effettivamente negli ultimi anni, soprattutto per la VQR 2015-19, noi, se voi andate a vedere i dati i nostri su IRIS, noi abbiamo raccolto all'incirca, noi abbiamo 4.000 pubblicazioni l'anno in genere,
circa 2.800 sono articoli su rivista, contributi su rivista. Ma noi su un paniere della VQR che era per la nostra dimensione di 12.000 prodotti, noi abbiamo raccolto, è stato uno splendido risultato da parte di tutti i bibliotecari, circa 10.000 full text. 10.000 full text, di cui se voi andate a vedere su Iris adesso, i download sono stati circa 300.000 e passa di tutti quelli che abbiamo aperto. Quindi tecnicamente è stato un successo per la scienza aperta, perché aprire un articolo su Iris, io ieri mi divertivo un pochettino a vedere anche da dove avvenivano gli scarichi avvengono da tutto il mondo, perché la maggior parte degli articoli sono ovviamente in inglese, per le ragioni che anche sono state ben spiegate da Paola e da Silvia prima. Però ovviamente questo è stato un risultato, come dire, collaterale. Per quanto riguarda la VQR, certo, la VQR non è cambiata nel suo asset, quindi è ovvio che noi speriamo che l'Anvur sottoscriva quel documento di cui parlava Silvia prima, e quindi si vada verso effettivamente una valutazione della qualità della ricerca che sia veramente basata sull'open science, con metriche diverse dall'impact factor o da ciò che è il drogare le citazioni, perché sappiamo benissimo che purtroppo praticamente le distorsioni del sistema valutativo e anche delle carriere dei ricercatori sono queste. E fino a ieri un ricercatore mi diceva proprio questo, che stava inseguendo un editore perché non gli pubblicava un prodotto di fascia A che gli serviva per arrivare alle soglie per la SN. E lo inseguiva praticamente nonostante aver pagato la pubblicazione. E ecco perché dico, coniugare valutazione e principi open access ovviamente è un'impresa ardua. Noi abbiamo cercato di ottenere nella nostra università il massimo ottenibile, certo non è effettivamente quello che andrebbe fatto secondo i principi ideali, ma l'obiettivo nostro ovviamente con gli strumenti sia ministeriali che anche che la nostra governance ci dà era quello di valorizzare il patrimonio che abbiamo. L'ultima nota, visto che Elena giustamente mi richiama ai due minuti, dal 2019 noi per poter spingere in questa direzione abbiamo fatto leva sul fatto di inserire nel nostro piano strategico ovviamente questa parolina magica. Ovviamente non abbiamo noi messo per gli obiettivi di performance delle soglie che potevano anche penalizzare strutture dipartimentali che al momento si trovano a fare una scelta praticamente tra quello che è il fondo ordinario e quello che è i principi idealistici. Però contiamo praticamente di andare ovviamente ad implementare ancora queste leve, perché è vero quello che diceva sia Paola sia anche Elena prima. Se la governance non sposa queste idee, praticamente è difficile andare ad ottenere dei risultati nei vari dipartimenti, perché ovviamente poi, come si suol dire, il dato dipende dai finanziamenti che arrivano. Grazie, grazie mille anche all'Università di Messina. E io su questo ho sentito anche qui parole che sono musica per le orecchie, perché quando si parla di sinergie è perfetto, quindi un ufficio che cominci a lavorare con le biblioteche eccetera. E poi Giuseppe ci diceva anche un altro punto molto importante,
Lui ha detto: abbiamo avuto 10.000 full text e io mi guardo 300.000 download, da dove vengono? Vengono da tutto il mondo, eccetera. Questo fa in parte, è compreso in quel discorso di monitoraggio che faceva Paola, ma è anche molto importante per fare vedere ai ricercatori che serve, che quindi quei 5 minuti che gli serve, che devono sprecare, perché tempo sprecato, per mettere il full text su Iris, in realtà serve. Da noi, per esempio, abbiamo attivato il link out da PubMed, che è una cosa che si fa in 5 minuti, e abbiamo più di 8.000 download al mese direttamente da PubMed. Cioè, se un ricercatore arriva in PubMed, non trova l'articolo perché non ha l'abbonamento, se c'è, quindi se il nostro autore ha messo il post print in Iris, lo può scaricare direttamente da Iris, e abbiamo 8.800 download al mese da tutto il mondo. Quindi anche far vedere ai ricercatori che quel piccolo sforzo che fanno si traduce in visibilità, forse è uno, come dire, dei compiti. Roberto, ci sei ancora? Toccherebbe a te. Non lo vedo più. Eccolo! Roberto Caso, Aisa. Ci sono. Benvenuto. Faccio partire il cronometro, hai 10 minuti. Grazie Elena, grazie a tutti. Avrei dovuto essere lì con voi, ma un virus, un nuovo virus, non è il Covid, si chiama DPF. Dove la F sta per rimani in famiglia, e infatti sono rimasto in famiglia, sono rimasto a casa, quindi non sono volato verso il mio caro sud, ma sono dovuto rimanere almeno temporaneamente al nord. Viaggiavo poco fa, sono ritornato poco fa da Bruxelles perché ero per una riunione presso la Commissione europea, ma in realtà il virus pare che sia romano. Dai dati relativi all'indice di contagiosità diffusi il 25 settembre, pare che sia abbastanza contagioso. Vedremo, ma non vi voglio parlare di virus, anche se accennerò a qualcosa che ha a che fare col virus più tardi. Io vi voglio parlare dell'associazione che presiedo ancora per poco, per un anno, perché da statuto il presidente non può essere rinnovato per più di 2 volte consecutivamente. L'associazione si chiama AISA, Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta, è nata nel 2015 ed è nata grazie all'iniziativa di alcuni di noi, alcuni sono anche presenti nella tavola rotonda fisicamente. Alcuni di noi, persone che si occupano dell'open access e poi dell'open science da qualche anno in Italia, con lo scopo appunto di aiutare le università e anche le persone fisiche che si occupano della materia e altre istituzioni, anche gli editori per esempio che praticano l'open access, a coordinarsi in qualche maniera. Cioè sentivamo in quegli anni l'esigenza di appunto mettere in pratica il principio della cooperazione, cioè invece di fare competizione anche sull'open science abbiamo deciso con tante difficoltà di provare a cooperare. E quindi AISA ha cercato di rappresentare qualcosa di diverso da quelli che erano gruppi già esistenti in Italia, formati in seno ad alcune istituzioni di coordinamento dell'azione delle università e della ricerca. Piuttosto la logica è quella della spinta bottom up, no? E abbiamo cercato anche di rappresentare un po' una voce critica rispetto a quello che era il mainstream anche all'interno dell'open science, e abbiamo agito essenzialmente su 3 temi, e cioè la proprietà intellettuale, la valutazione e le infrastrutture, tutti temi che sono stati toccati soprattutto nelle prime 2 relazioni. E in quello che abbiamo cercato di fare in questi 7 anni, attraverso diversi strumenti, abbiamo cercato di tenere vivo appunto una discussione all'interno della scienza che fosse però una discussione critica, perché lo abbiamo sentito da Silvia Masuzzo, l'ispirazione di tutto questo è l'analogia che Merton fece fra società democratiche e scienza. Sostanzialmente la scienza emula alcuni capisaldi della democrazia, quali anche quello della pubblicità, quindi del mettere in comune la conoscenza.
E non per niente questo è il tema del convegno, del prossimo convegno annuale, il settimo convegno annuale che AISA terrà presso la sede del CNR a Roma il 20 e 21 ottobre. Quindi faccio anche un po' di pubblicità, siete tutte e tutti invitati a questo convegno perché torneremo a parlare di questo che secondo me è un tema sempre molto, molto, molto attuale, anzi in Italia sarà sempre più attuale. Ed ha molto a che fare con il tema del convegno NILDE, cioè il tema della disuguaglianza. La democrazia probabilmente è uno degli strumenti migliori per cercare di curare la disuguaglianza. Allora, non vi parlerò di tutte le cose che abbiamo cercato di fare, dico solo che abbiamo agito essenzialmente azione convegnistica e seminariale, abbiamo organizzato oltre che convegni annuali di diversi seminari e altri convegni in giro per l'Italia e abbiamo poi preso posizione pubblica con una serie di strumenti, lettere aperte, comunicati, indirizzati appunto a tutti i cittadini, ma poi in particolare ai decisori pubblici. Sulla tema della proprietà intellettuale abbiamo fatto due proposte, una proposta che è quella del diritto di ripubblicazione inalienabile e irrinunciabile da parte dell'autore scientifico, cioè l'idea è quella di dotare l'autore di un diritto di ripubblicazione piuttosto che imporgli degli obblighi di ripubblicazione, cioè renderlo libero di ripubblicare in open access, secondo un modello che si è affermato in altri paesi europei, e un'altra proposta indirizzata ai decisori istituzionali è stata quella di un vaccino libero. Allora, queste due proposte, colgo l'occasione di evidenziare alcune contraddizioni che sono emerse secondo me nelle precedenti relazioni. Abbiamo sentito Silvia Masuzzo che si è scagliata, giustamente vista almeno quello dell'associazione, contro il feticcio dell'eccellenza. Ma poi c'era una slide della Silvia Bottaro che evidenziava come l'eccellenza è uno dei criteri di valutazione dell'Unione Europea. Quindi questo è un esempio che mette in evidenza una delle tante contraddizioni. Abbiamo un problema enorme sul piano della valutazione e io sono rimasto un po' come dire turbato quando si è delineato l'auspicio che Anvur aderisse al nuovo accordo sulla valutazione, perché almeno dal mio punto di vista, qui parlo come Roberto Caso più che come presidente dell'associazione, il problema non sta tanto nell'adesione di Anvur al nuovo accordo, ma quanto dell'Unione Europea alla logica dell'Anvur, o meglio, forse l'Anvur è figlio di una certa logica europea che vorrebbe appunto che la valutazione sia data ad agenzie amministrative, cioè a poteri dello Stato, in modo da poter poi gestire i flussi di denaro che vanno alle varie istituzioni, università, enti di ricerca. Ora si comprende bene la ratio di questa politica, perché lo Stato ha bisogno di sapere dove vanno i soldi, deve indirizzare come dire, i flussi di denaro in maniera razionale, però tutto questo è evidentemente in contrasto intrinseco con l'idea di una scienza aperta e democratica. Cioè c'è un comando dall'alto di uno Stato, evidentemente non è più la valutazione che parte dal basso, per così dire, cioè parte direttamente dai ricercatori e dai professori universitari, è qualcosa di completamente diverso ed è anche qualcosa di storicamente molto recente, almeno in Italia. L'altra contraddizione su cui abbiamo insistito e che è emersa anche oggi è quella dell'idea di presentare una riforma del diritto d'autore che sia una riforma dedicata al mondo della scienza. Ora, può essere sicuramente una strada, cioè quella di creare delle nicchie normative in cui la scienza si può muovere piuttosto liberamente, ma in realtà il problema è a monte ed è nella politica europea sulla proprietà intellettuale. Cioè l'Unione Europea da una parte promuove l'open science, ma dall'altra poi non fa altro che rafforzare la proprietà intellettuale. E sono rimasto piuttosto sbalordito quando Silvia Bottaro ha detto i vaccini sono parte della logica della scienza aperta. Saranno pure nati sulla base della logica della scienza aperta, perché tanti studi erano in open access, ma poi sono finiti nella logica brevettuale e l'Unione Europea è stata
tra le istituzioni che hanno difeso più strenuamente a livello internazionale la logica dei brevetti sui vaccini. Quindi io credo che molto di quello che dobbiamo fare ha a che fare con la cooperazione dei nostri sforzi, perché Elena Gigli ha detto bene, questo piano nazionale della scienza aperta rimarrà molto probabilmente una carta su qualche tavolo ministeriale, perché non c'è un finanziamento, ma probabilmente perché non c'è voglia nemmeno di implementare un sistema serio di scienza aperta, e quindi ci toccherà come università, enti di ricerca e persone dotate di buona volontà di coordinarci ancora, quindi di cooperare piuttosto che di competere per attuare la scienza aperta, ma nel senso che intendiamo noi in AISA, cioè scienza aperta come scienza democratica. Spero di essere stato nei tempi. No, guarda, tu non ci puoi credere, ma ti rimangono 30 secondi. No, vabbè, grazie. E quindi Roberto è partito dal dire che AISA, come dire, vuole mantenere questo profilo di voce critica, e avete sentito che è stato molto critico, giustamente, quindi ha evidenziato un po' queste contraddizioni che effettivamente sono lì. Sono lì, l'avete sentito, sia sulla, appunto, soprattutto su questo discorso del copyright, perché la riforma del copyright, Roberto ha scritto un bellissimo articolo sulla nuova direttiva del copyright e come impatta sulla ricerca. Erano i 30 secondi, vedi, che adesso silenziati. E poi anche questo discorso dell'eccellenza, che effettivamente nei progetti europei, ma se pensate anche non solo in Horizon Europe, anche nell'IRC, quindi nello European Research Council, c'è ancora un po' questa retorica dell'eccellenza. Quindi grazie Roberto, e credo appunto forse il convegno di Roma sarà un buon, come dire, un buon momento, no? Per ridiscutere di questo e anche per ridiscutere di come fare open science in modo concreto, perché dovrebbe esserci anche lì una tavola rotonda, quindi siete di nuovo tutti e tutte invitate a Roma, perché ci ospita il CNR. Giovanni sarà padrone di casa a Roma e ora ci racconta invece cosa fa il CNR per la scienza aperta. Beh, essere definito il CNR è un po', come dire, impegnativo. Come... Hai un'ansia da prestazione adesso. Come, sì, esatto. No, io mi rifaccio, innanzitutto buonasera a tutti e grazie dell'opportunità, mi rifaccio a quello che hanno detto prima Paola Galimberti e Maria Laura Vignocchi a proposito della situazione in cui si trovano le rispettive università, per cui posso sintetizzare dicendo che se Milano rappresenta un po' la punta di diamante per quanto riguarda le pratiche dell'open access e l'Università di Bologna c'è, hai detto tu stessa, possiamo dire che il CNR si affaccia, prova ad affacciarsi. Cosa intendo? Intendo che non vi dico nulla di nuovo se vi riassumo con il fatto che il CNR ha aderito alla Dichiarazione di Berlino nel 2003, credo, e il primo gruppo di lavoro sull'open access per i prodotti della ricerca, non per i dati, insomma, per i prodotti della ricerca del CNR è stato costituito nel 2018. È diventato attivo nel 2019 e dopo un anno di lavoro ha elaborato, anche grazie a Silvana Mangiaracina, che non sta a me dirlo, ma insomma, è difficile trovare qualcosa in cui non sia competente, brava e iperefficiente. Abbiamo elaborato le policy, sia istituzionali che gestionali, che però sono state approvate a marzo del 2022. Con calma. Quello che dicevate prima, appunto, il passaggio all'implementazione è una cosa a cui stiamo ancora lavorando. Per cui vi faccio una breve sintesi di quello che è stato fatto in quest'ottica per arrivare a sottolineare rapidamente due aspetti che considero positivi di questo lavoro. Allora, le policy sull'open access sono state approvate appunto a marzo del 2022.
Un altro passaggio importante, intendendo l'open access come una sorta di viatico verso, è stato il fatto che il CNR abbia approcciato agli accordi trasformativi, ai contratti trasformativi, questo a partire pure questo dal 2019. Oggi abbiamo una discreta quantità di accordi di questo tipo. Su questa tematica abbiamo sviluppato un'intensa collaborazione con Carecrui, per tutta una serie di motivi anche strategici di decisione del vertice del CNR. E quando poi nell'ultima finanziaria, il famoso comma 315 dell'articolo 1 della finanziaria ha previsto l'ennesimo piano di rilancio del CNR, quindi la sua riorganizzazione, eccetera, eccetera, è emerso uno dei due elementi positivi di cui vi volevo parlare, cioè la volontà, per quanto ne so io, è la prima volta che si manifestava, la volontà del vertice del CNR di fare dell'open access un cardine del piano di riordino, del piano di rilancio del CNR. Questo ha comportato, si sente? Ha comportato roadmap del CNR verso l'open access, per cui lo stesso gruppo che aveva fatto l'open access opportunamente integrato ha prodotto anche la roadmap, l'abbiamo presentata credo 4-5 mesi fa, e naturalmente il crollo, lo so, sembra una cosa al Catch the Pigeon, non so se vi ricordate il cartone animato Acchiappa il piccione, praticamente il crollo del governo ha portato al blocco del piano di rilancio e quindi al blocco di tutte le attività in questo senso, in questa direzione. Abbiamo fatto il piano, la roadmap verso l'open science sulla scorta del piano nazionale della scienza aperta, quindi abbiamo incentrato su 5 punti che erano risultati della ricerca, valutazione e monitoraggio, infrastruttura per la scienza aperta, formazione e supporto e struttura operativa. Per ognuno di questi in pratica sono stati definiti obiettivi, piano di intervento articolato in specifiche azioni. Abbiamo fatto anche altre cose, abbiamo per esempio aderito all'EOSC di cui ci parlava abbondantemente Silvia da Bruxelles prima, e la rappresentante italiana nella task force che ha strutturato l'agreement sulla nuova valutazione open access è la nostra collega CNR, Francesca Di Donato, collaborato anche all'elaborazione di un nuovo sistema di valutazione del CNR, anche questo previsto nel piano di rilancio, per ora fermo. E quindi, lei fra l'altro fa parte anche del gruppo del G7 sull'Open Science Working, proprio l'Open Science Working Group. Come diceva sempre Silvia, da oggi quell'agreement può essere sottoscritto e il CNR si è impegnato a sottoscriverlo. La Presidente vuole sottoscriverlo abbastanza rapidamente, questo credo che sia importante. Quali sono gli elementi che reputo significativi in prospettiva, chiaramente? Uno sicuramente è questa nuova attenzione, questa chiara volontà da parte dei vertici del CNR di lavorare sulla strada dell'open access, di farne un elemento fondante del nuovo CNR. L'altro è il fatto che questa strada viene perseguita anche attraverso una collaborazione all'interno del COMPER. Il COMPER è la consulta dei presidenti degli enti di ricerca in Italia, vigilati da più ministeri. E questo COMPER ha attivato un tavolo sull'open science, coordinato da un validissimo collega dell'INFN che è Stefano Bianco, che sta lavorando molto, si sta avvalendo delle competenze che sono diffuse tra i vari enti di ricerca, e per fare un primo punto su questo lavoro avremo anche noi un convegno dopo l'AISA a inizio dicembre al CNR. Cos'altro dire? Questo sforzo, viene premiato da una parte da questa attenzione nuova, da questa volontà determinata di proseguire su questa strada, dall'altra parte si interseca con questo processo di riorganizzazione, per cui siamo un po' ballerini
Gli elementi positivi che vi ho sottolineato mi fanno sperare, diciamo, abbiamo una prospettiva che secondo me è positiva. Fra l'altro all'interno del Comper abbiamo sviluppato una buona collaborazione anche con la CRUI per cercare di rendere il più possibile coerenti gli approcci o l'approccio all'open science. E quindi tutto questo mi fa essere moderatamente, perché al CNR non lo si può essere integralmente. Ma viviamo in Italia. Esatto. Mi fa essere moderatamente ottimista circa lo sviluppo delle pratiche dell'open access anche nel CNR. Va bene, grazie. Anche tu hai risparmiato 2 minuti, quindi... E grazie. Come vedete, questo sottolineare la volontà politica è davvero importante. L'hanno riconosciuto, credo, tutti i relatori, e posso dirvi anch'io, dal punto di vista dell'Università di Torino, è esattamente quello che non ha funzionato. Quindi sapete che noi abbiamo avuto una delle prime politiche open access, e poi dopo 2 anni cambia il presidente della commissione ricerca, e la politica open access da allora è in sonno, cioè nessuno se la fila più. Quindi avere questo forte sostegno politico direi che è fondamentale. Purtroppo viviamo in un paese in cui, come abbiamo detto, abbiamo cambiato 5 ministri della ricerca negli ultimi 3 anni, e quindi è molto difficile avere anche una visione sul lungo periodo. Per cui se invece il CNR con la nuova presidente riesce ad avere questa... E vuole essere direttamente coinvolta, vuole partecipare, esatto, alle... E lei, mi ricordo, perché quando noi abbiamo adottato la policy open access all'Università di Torino era ministra, e ci aveva mandato un bellissimo messaggio proprio dicendo: sono con voi, vi sostengo, eccetera. Sì. E quindi insomma qualche nota di speranza c'è. La chiederei di nuovo a tutti, magari cominciando da Roberto, che così poi può disconnettersi. Quindi per chiudere questa tavola rotonda e cercare di rimanere vagamente nei tempi, perché poi non abbiamo finito, Benedetta deve tornare qui, quindi sappiatelo, e Paola Gargiulo farà le conclusioni. Roberto, una nota di speranza, il futuro. La nota di speranza è nell'insegnamento, sarà una deformazione professionale, ma credo molto nella docenza. E penso che su questo possiamo e dobbiamo investire di più, perché è stato detto all'inizio di questa sessione da Paola Masuzzo: il problema è un problema innanzitutto etico, e non credo che, diciamo, uno dei rischi che stiamo correndo in questo periodo è quello di immettere l'open science nel sistema di valutazione amministrativo comandato dallo Stato. Cioè, se l'open science finisce come nella gabbia degli incentivi e diventa semplicemente una spunta nel modulo della valutazione, probabilmente è la fine più ingloriosa che l'open science può fare. Dovrebbe essere una spinta etica, un sentimento, una mozione che viene dalla storia e dalle risorse migliori in termini di filosofia sul piano del progresso della conoscenza. E chiaramente su questo fronte è l'insegnamento che fa la differenza. Quindi io credo che una delle grandi sfide sia quella delle cosiddette open educational resources, quindi aprire innanzitutto i materiali didattici, la manualistica, e soprattutto guardare alla scuola. Se pensiamo al fatto che ancora oggi i testi scolastici non sono in open access, per la maggior parte almeno, io credo che su questo ci sia molto da fare. Se iniziamo a lavorare di più con la scuola, probabilmente avremo nuove generazioni di giovani più allenate a pensare che la scienza aperta è semplicemente la scienza. Grazie. Grazie mille. Spero che tu senta l'applauso che ti sta arrivando dalla sala. Giuseppe? Lo sento, grazie. La nota di speranza che sento di sottolineare è ovviamente quella di avere consapevolezza sia la parte docente, ma sia la parte tecnico-amministrativa, sia i bibliotecari, sia il mondo universitario in tutto, che effettivamente ci sono delle pratiche
best practice che effettivamente possono essere implementate senza ledere né ovviamente il diritto di qualcuno, né ledere ovviamente l'interesse di qualcuno. Quindi cerchiamo di incentivare, cioè noi stiamo cercando di incentivare queste best practice per poter effettivamente maggiormente diffondere sia in primis nei dottorati, chi si forma alla ricerca, chi le nuove generazioni di docenti, ma anche nei docenti stessi, perché io avendo il contatto diretto con molti docenti per la valutazione, nel momento in cui gli si dà una visione diversa, ovviamente iniziano a riflettere e magari un sassolino nello stagno fa diverse onde. Grazie, grazie anche a te. E Paola? Ma io sì, sono molto d'accordo con Roberto, credo che la formazione abbia davvero un ruolo centrale, soprattutto è vero, sì, la formazione sui dottorandi, ma il dottorando è già in un qualche modo imbrigliato in un sistema, cioè al dottorando non si può chiedere pubblica su Open Research Europe piuttosto che pubblica su una piattaforma di preprint, perché il dottorando ti dice io devo andare avanti, no? Quindi sicuramente glielo si può dire, ma poi ovviamente lui seguirà quello che è il sistema per poter andare avanti. Invece non lo so, l'esperienza che vi raccontavo prima, il lavoro sugli studenti, secondo me è un lavoro importantissimo, perché come mi capita spesso di dire, sia che restino nel sistema, sia che invece escano dal sistema, comunque appunto vanno avanti con un tipo di consapevolezza che gli permette magari di guardare a determinate forme, a determinati processi in una maniera più critica. Quindi assolutamente l'acquisizione da parte degli studenti di un senso critico, insomma nel senso di saper giudicare poi quello che viene loro proposto, secondo me è fondamentale. Su questo sono bravissimi e sono assolutamente ricettivi. Molto bene, anche qui. Maria Laura? Sì, condivido molto, insomma. Scusate, c'è l'eco. Sì, ci affidiamo alle nuove generazioni che abbiano molto più giudizio rispetto a noi. Forse si potrebbe anche puntare su una partecipazione, su sollecitare la partecipazione delle comunità scientifiche perché riprendano il controllo, no? Riprendano un pochino più e che cambino il sistema. Cambiare il sistema anche da dentro si può, si deve fare, ecco. Quindi attraverso una sensibilizzazione di chi è già dentro al sistema, di chi invece in un modo o nell'altro forse ci entrerà, oppure si troverà ad operare nella società civile, però sulla base di un'etica che abbiamo bisogno di rifondare. Grazie Roberto che ci ricordi questi principi, ci ricordi la nostra umanità al di là appunto dei sistemi, degli indicatori, delle biometrie e quant'altro. E Giovanni? Se sono l'unico EPR qui al tavolo, l'appello ai giovani è già stato fatto proprio dalle università. Io credo molto, e lo sto vivendo abbastanza intensamente, nella collaborazione. Cioè, se i discorsi, gli approcci vengono condivisi e vengono portati avanti, vi facevo prima l'esempio del Comper, ma non è sicuramente l'unico, secondo me è una buona molla, è un buon facilitatore per questo percorso. Fra l'altro, prima tu Elena sottolineavi l'importanza del monitoraggio. Il monitoraggio è previsto sia all'interno del piano di lavoro, monitoraggio inteso come condivisione dei vari passaggi, condivisione dei passaggi negativi, positivi, di quello che si sviluppa, sia all'interno del percorso delineato dal Comper, sia nell'agreement, quello europeo dell'EOSC, è una parte fondamentale del percorso. Quindi spero che questo dia buoni frutti. Grazie. E a me invece, mentre Roberto parlava, è venuta in mente
Intanto la domanda che io faccio sempre quando inizio i miei corsi e chiedo ai ricercatori: perché fate ricerca? Perché guardate che una cosa, quando entrano in questo sistema che per cui devono pubblicare, non se la pongono più. E allora se voi li mettete invece, come dire, e create degli spazi per riflettere sul perché fanno ricerca, è molto molto importante, perché davvero non ci pensano più. E l'altra cosa che mi è venuta in mente mentre Roberto parlava e viene da un altro mio maestro, appunto io ho questa fortuna di aver incontrato delle persone meravigliose nella mia carriera professionale, che è Barend Mons, che dicevamo di salvarci l'anima semplicemente premettendo la parola open a qualsiasi cosa. Perché il rischio è proprio quello di mettere del vino vecchio nelle botti nuove, quindi alla fine il rischio è che esploda. Per cui, ecco, come dire, io ringrazio tutti i partecipanti alla tavola rotonda e vi lascerei con questa appunto idea che va cambiato il sistema da dentro. Non basta scrivere open peer review, open journal, perché non basta. Paola, devi fare le conclusioni. Quindi. Cominciamo? Allora, io sarò molto breve, ma la mia riflessione vuole essere: alcuni di voi come domanda si sono posti oggi, o forse chi per la prima volta è venuto a una riunione, ma cosa c'entra Nilde con l'open science? Perché in fondo voi che fate appunto document delivery lavorate in qualche modo a valle, no? Vi ritrovate appunto con una serie di articoli o materiali che le persone a cui non possono accedere, probabilmente perché non sottoscrivono i contratti, oppure li sottoscrivevano ma non riescono a vedere solo un sottinsieme di questi contenuti. Comunque si misurano, no? Misurano la frustrazione degli altri colleghi o degli utenti finali che non accedono ai contenuti, e quindi questo è l'aspetto, come dire, a valle. E quindi, come abbiamo visto, l'open science lavora invece a monte. Questo però non vuol dire, cioè, che se tutti, no, che non sarà mai purtroppo, tutti gli articoli saranno in accesso aperto, ma questo vuol dire che, come dire, lavorare su un piano che è, come dicevamo prima, etico per realizzare proprio quei principi per i quali state lavorando anche voi, cioè che l'accesso alla conoscenza, cioè che la possibilità di condividere conoscenza, e quindi è come se voi, da una parte Nilde lavora a valle su questa cosa e ci lavora tutti quelli coinvolti nell'open science. E io penso che anche voi come bibliotecari che fate appunto il prestito potete essere parte di questo processo di formazione dell'utente finale, dell'importanza culturale della scienza aperta, perché poi oggi qui non si è avuto tempo di parlare di tutta una serie di altri aspetti, ma anche visto che ci sono anche biblioteche civiche, dell'impatto che per esempio la scienza aperta ha anche su quella che viene chiamata la citizen science, no? Quindi il contributo che i cittadini danno alla conoscenza scientifica, no? Proprio motivati dai loro interessi, e per poter, come dire, contribuire hanno bisogno di avere accesso appunto a questi contenuti. Quindi io volevo complimentarvi con Nilde, con Silvana Mangiaracina e con tutto il comitato, il fatto che voi nelle vostre sessioni, nei vostri convegni di Nilde, dedichiate uno spazio all'open science. E quindi io il mio augurio che continuate a farlo. Forse per alcuni hanno sentito parlare di cose di cui non erano molto a conoscenza, ma molti di voi nelle vostre università avete anche colleghi che fanno open access, e quindi potreste chiedere a loro, o in rete c'è moltissimo materiale per formarvi, perché io credo che l'open science faccia proprio parte del DNA del bibliotecario. E con questo io direi di concludo.